Good morning a tutti voi. Buona giornata, buona ottava di Pasqua. Per una settimana intera noi celebriamo la Pasqua di risurrezione. Siamo al capitolo 28 di Matteo, siamo alla fine. I versetti seguenti a quello che abbiamo letto nella veglia pasquale. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai discepoli. Queste donne sono fantastiche. Queste donne dicono l'esperienza della Chiesa. Perché la Chiesa, in realtà, nonostante la realtà, nonostante la concretezza che noi viviamo, è donna la Chiesa, perché appartiene a chi ama e a chi ha amato Cristo e a chi ha corso per Lui. E in principio ci sono anzitutto le donne che vivono questo. Ecco, Gesù venne al loro incontro, disse: pace a voi. Ed esse si avvicinarono, abbracciarono i piedi e lo adorarono. Ho già detto quanto questo abbracciare i piedi significa abbracciare il cammino che Gesù ha fatto. Per nessuno il risorto è evidente, per nessuno il risorto è semplicemente da vedere. Per tutti occorre abbracciare i suoi piedi, cioè abbracciare il cammino che ha fatto, per poter fare esperienza di lui. Cioè occorre riprendere tutta la storia, tutte le sue parole, i suoi gesti, appunto il suo cammino, i suoi piedi. Allora si apre un mondo nuovo, ecco. Allora Gesù disse loro: non temete, andate e annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. La Galilea è il luogo in cui ha vissuto molto Gesù, ma la Galilea è il luogo, direi, dell'ordinarietà, del quotidiano. Andate lì nella vostra vita e lì mi incontrerete. Mentre essi erano in cammino, infatti, mentre vanno in Galilea, mentre entrano nella loro vita, alcune guardie giunsero in città, annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quello che era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati. I sommi sacerdoti continuano ad essere terribili, lontani da Dio. Continuano a pensare che il soldo risolva le questioni. Per cui danno una mazzetta, ecco. E gli dicono: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte, l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da questa preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato tra i giudei fino ad oggi. Buona Pasqua ancora a tutti voi, buona Pasqua di risurrezione. Le cose belle della giornata di ieri, beh, di ieri non ci vediamo da un po' nei video online, e per cui c'è stato il Triduo Pasquale che è stato un bel momento, è stato un'esperienza, ecco, l'esperienza di Cristo. E sono molto grato per questo Triduo, il giovedì, il venerdì, il sabato. Per quello che abbiamo vissuto insieme e per la grande partecipazione, perché insomma le chiese faticano a essere piene, la nostra chiesa è molto grande, soprattutto giovedì e sabato, c'è stata veramente tanta gente. Questo, per carità, non dice nulla, no? Il numero non dice nulla, però qualcosa dice, ecco, cioè dice che anche c'è ancora tanta gente che ha voglia di Cristo, che ha la nostalgia sua, che nella Pasqua, che è diversa rispetto al Natale, per cui la veglia pasquale di solito
fino a qualche anno fa, insomma, non era quasi considerata, ecco, e invece adesso lo è, e questa è una bella cosa. Ringrazio per questo. Ale, buona giornata, buona Pasquetta a tutti voi. Buona gita fuori porta, ovunque voi siate.